Meghan Markle, dea della discordia che allontana William e Harry e irrita la regina. Poche settimane fa sembrava la regina della stampa inglese e la nuova dea della famiglia reale, oggi viene definita come dispotica e arrogante. Nonostante Meghan Markle aspetti il futuro royal baby, la stampa d'oltremanica continua a definirla come una donna arrogante, capricciosa e dispotica. Sicuramente non si tratta di aggettivi che si sarebbe immaginata di leggere una volta arrivata in Inghilterra. Come se non bastasse, sembrerebbe sempre lei la causa di un certo allontanamento tra il marito Harry e il futuro re William. Il cambiamento di Harry. All'inizio pareva tutto una favola, la bella americana che ruba il cuore al reale inglese, il quale fino a quel momento non riusciva a trovare la sua Cenerentola, ma ora anche questo lieto fine sembra piuttosto lontano. Nessuno si sarebbe mai immaginato che i due principi si sarebbero allontanati, ma, da quando è sposato, secondo molte indiscrezioni Harry sarebbe cambiato all'improvviso. Infatti ora non si confiderebbe più con il fratello e con Kate, inoltre non vorrebbe nemmeno più seguirli nelle loro giornate di impegni reali. Adesso c'è Meghan che, con fare da prima donna, pretende che ogni suo desiderio sia esaudito. Due corti e nuove responsabilità. Fino ad ora William e Harry avevano un ufficio in comune a Kensington Palace ma, dopo il parto dell'attrice, i due fratelli prenderanno strade diverse. In molti provano a ricercare il motivo di questa separazione nell'approccio lavorativo differente dei due giovani rampolli reali ma secondo molti la responsabilità sarebbe di Meghan. William e Kate si devono preparare a diventare capi di Stato, avere dei ruoli ben precisi e rimanere nel mirino mediatico per tantissimi anni. Harry e Meghan, d'altro canto, devono ridefinirsi un proprio ruolo e non devono necessariamente sottostare alle regole imposte al futuro re. Il rapporto con la regina Elisabetta. Meghan avrebbe già irritato la regina che, come è risaputo, non ama essere contraddetta. Elisabetta ha cercato di venire incontro alla famiglia dell'attrice più volte, tutto per l'amore nei confronti dei nipoti, ma da capo di Stato non può permettere che una ragazza qualunque le dica cosa fare. A conferma delle voci che definiscono Meghan dispotica, arrogante e viziata c'è anche il racconto di una scena che, secondo i tabloid inglesi, sarebbe accaduta poco prima del royal wedding. La giovane americana infatti si sarebbe lamentata del fatto che la tiara scelta per lei era fosse di suo gradimento e avrebbe chiesto un cambio. La regina avrebbe perciò rimproverato la ragazza, dicendo che lei avrebbe indossato ciò che Elisabetta II avrebbe scelto e che non avrebbe accontentato altri suoi capricci. Che l'amore tra la famiglia reale inglese e la nuova dea sia finito. Lo scopriremo nei prossimi mesi.